Focus sull'Italia, la cultura, valore per l'economia, guida nell'evoluzione dei modelli organizzativi e di sviluppo è il grande tema che accompagnerà i direttori finanziari e amministrativi al congresso nazionale ANDAF, l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, che si terrà a Matera il 24 e 25 ottobre. È un piacere avere con noi Roberto Mannozzi, presidente dell'ANDAF. Benvenuto. Grazie, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere essere vostro ospite. Ci troviamo a ragionare su un contesto, quello italiano, che è al centro dell'attenzione su scala internazionale. Un'Italia insieme all'Europa a prova di svolte fiscali e turnaround di carattere politico. L'Italia vista dai responsabili della finanza d'impresa, il punto di vista dei CFO sulla svolta di governo alla luce del Conte bis, cosa cambia per le imprese? Allora, intanto la premessa, visto il grande sconvolgimento che durante la ancora recentissima estate è avvenuto, è che insomma è un po' presto per dare un voto. Io direi che, e mi spiego subito, partirei da una sufficienza che si basa sulla fiducia che dobbiamo avere in questo momento, tenendo presente che questa svolta rosso-gialla o giallo-rossa, a seconda di come la vogliamo chiamare, sembra partire con degli elementi di stabilità che i mercati stanno apprezzando in modo evidente, e quindi questo non può che far bene al sistema delle imprese, e noi che siamo una parte fondamentale del management delle imprese pensiamo che si possa misurare in modo concreto e positivo l'effetto, per esempio, fra i tanti elementi, dei membri di un governo che hanno riportato un po' di equilibrio significativo anche nei rapporti, per esempio, con le istituzioni europee. E quindi questo, ribadisco, lo leggiamo già nei macro dati dei mercati. Lo spread, sentivo prima il vostro dibattito, certamente dà fiato al sistema complessivo, e se si riuscisse a dare diciamo una durata rilevante al governo appena insediato, e quindi poi agli elementi che caratterizzeranno la manovra, che non si presenta certo semplice, ecco, tutto questo speriamo di poterlo apprezzare come effetto sugli investimenti, sulla possibilità per le aziende di programmare le proprie performance e quindi di conseguenza su un sistema di credibilità maggiore per tutto il sistema paese. Certo, ci sono stati importanti colpi di scena, oltre che colpi bassi, che hanno generato comunque una situazione che dal punto di vista dei mercati, presidente Mannozzi, è una situazione che appare più distesa, tant'è che appunto il BTP è stato al centro di importanti acquisti. Quali sono però dal punto di vista dell'economia reale le aspettative di scenario? Che cosa vi aspettate per l'economia italiana e soprattutto cosa vi aspettate dalla manovra, di cui si parla tanto per quelle che dovrebbero essere delle priorità di carattere industriale? Durerà questo governo secondo voi? Ma allora, come dicevo prima, sulla durata sarebbe piacevole pensare di sì. Appunto, è un governo costruito su elementi di equilibrio, di apparente stabilità maggiore, anche nei rapporti internazionali, a partire dal, come dicevo prima, rapporto con le istituzioni europee. Certamente gli effetti si cominciano a misurare, anche questa maggior disponibilità, almeno dichiarata per il momento, dell'Europa a creare meccanismi di flessibilità rispetto alla manovra che verrà disegnata nelle prossime settimane, è un'immediata prova che questa diciamo recuperata credibilità e maggiore equilibrio è apprezzato e può dare degli effetti positivi. Quindi sulla durata, ripeto, l'auspicio è che ci sia, vedremo soprattutto il primo scoglio, che è appunto la manovra. Non si presenta semplice, sappiamo benissimo che ha già un gradino significativo complicato da dover affrontare, che è quello delle clausole di salvaguardia, in particolare il tema dell'IVA, i 23 miliardi che si presentano come un elemento su cui riflettere con grande attenzione.
Cosa ci aspettiamo come CFO? Direi che la ricetta che ci piacerebbe leggere all'interno delle scelte e delle decisioni della manovra è quella che tutto sommato attendiamo un po' da anni, nel senso che gli elementi principali che evidentemente vorremmo leggere nella manovra sono una ripresa significativa e quindi delle politiche che possano sostenere gli investimenti infrastrutturali, investimenti che evidentemente devono guardare a un medio-lungo termine per la loro realizzazione e quindi anche per il loro finanziamento. Nell'ambito di questo mi piacerebbe ricordare l'esigenza che da più fonti e da più colleghi si sente ricordare come elemento importante, la ripresa per esempio di iniziative di sostegno e di beneficio intelligente come l'industria 4.0, che aveva dato degli effetti oggettivamente positivi che sono ancora riscontrabili all'interno delle scelte fatte da molte aziende. Su questo sarebbe interessante vedere una nuova concentrazione e una nuova attenzione. C'è il tema del lavoro, ovviamente, la formazione, e qui ci colleghiamo anche abbastanza al tema della cultura e quanto questo può diventare un motore determinante per far sì che le aziende abbiano al proprio interno le risorse e i talenti che possono aiutare la rivoluzione che è già in atto, quella digitale, ma soprattutto il governo di quelle che sono le caratteristiche di trasformazione profonda che questi elementi possono essere possono diventare per il bene e per la forte ripresa delle aziende italiane. E poi direi siamo sempre sul tema delle politiche fiscali, quindi da anni si parla di un taglio del cuneo fiscale, quindi rispetto a politiche che magari sono state un po' troppo governate da aspetti diciamo demagogici, ci piacerebbe vedere invece un intervento ben mirato per far sì che imprese e lavoratori possano recuperare valore effettivo da porre o a frutto degli investimenti le prime o a frutto diciamo della ripresa della spesa all'interno dei beni e del sistema complessivo del paese da parte dei lavoratori e dei secondi. Quindi certamente, quindi un'agenda. Direi che questi sono gli aspetti che ci attendiamo. Un'agenda obbligata. Sentiamo come risponde il neo ministro dell'economia Roberto Gualtieri in merito alla manovra. Chiederà maggiore flessibilità all'Europa, lo ha dichiarato prima uscita pubblica in occasione dell'Eurogruppo a Helsinki. Oggi presenteremo il programma del nuovo governo come illustrato dal presidente Conte in Parlamento. Poi parteciperemo attivamente alla discussione sui tanti temi che sono in agenda, perché noi pensiamo che uno dei segni di questo governo è che l'Italia torna a essere protagonista in Europa, a svolgere il ruolo che le spetta come grande paese fondatore che ha delle idee e imposta la sua visione dell'Europa come un concorso a migliorare, a cambiare e rendere l'Europa più in grado di affrontare le sfide del nostro mondo. Per gli investimenti verdi vi aspettate già uno scomputo già per la manovra 2020 da parte dell'Europa? Ci sono due questioni diverse, una è la discussione della manovra e uno è il più grande processo di riforma, approfondimento, completamento dell'unione economica e monetaria, che naturalmente ha tempi diversi, quindi sono due piani diversi. Ma c'è già un quadro generale per la manovra 2020? Stiamo lavorando. Ecco, si dice, dottor Manozzi, che l'Italia sia in una fase comunque di stagnazione economica al momento, quindi come uscirne sarà un compito arduo, lo sarebbe stato per chiunque al governo. Però vorrei chiederle che percezione hanno le imprese effettivamente del ciclo economico attuale e soprattutto che aspettative ci sono da qui all'anno prossimo? Beh, intanto è stato ricordato poco fa nel dibattito con Marco Valli, io partirei dal presupposto che l'Italia si presenta ancora come secondo paese manifatturiero in Europa. Quindi diciamo che nonostante tutti i problemi che abbiamo vissuto anche fino a,
a pochi giorni fa in termini di destabilizzazione legata alle crisi politiche e anche a un periodo, diciamo, di alleanza complicata che ha guidato il paese. Diciamo, i fondamentali esistono ed è importante pensare che possano essere l'elemento su cui costruire il percorso da qui in avanti. Quindi questo nostro modo di vederci sempre all'ultimo posto, secondo me, vedendo anche la validità di tante aziende i cui CFO sono soci della nostra associazione, ecco, le basi per poter fare un buon lavoro di fronte a un periodo di stabilità e di politiche di medio-lungo termine che ci auguriamo questo governo possa sposare pur nelle difficoltà che dicevamo, ci fanno sperare nel bene. Peraltro ricordo a tutti che evidentemente la manovra non si presenta facile, però se ci si concentra su temi che non guardino, diciamo in modo fra virgolette populista, a recuperi di posizioni finalizzate a finanziare spesa corrente con il rischio di non avere poi ovviamente i ritorni a medio-lungo termine, ma si va su investimenti, come dicevo prima, infrastrutturali seri, questo non può che aiutare le aziende a recuperare una loro posizione importante nello scenario e nel panorama europeo e comunque internazionale. È chiaro che anche la finestra su quelle che sono le attuali guerre commerciali fra i colossi, penso agli Stati Uniti e alla Cina, che preoccupano tutti, possono diventare però paradossalmente anche delle svolte a seconda del colore e del peso che prenderanno. Certo, la Brexit, ecco, quello è un altro che tema, mi premeva comprendere, mi scusi se la interrompo, e se dal punto di vista delle imprese Prego. Ci sono effettivamente delle aspettative su un'Europa che nelle intenzioni manifesta anche volontà di rivedere il fiscal compact, come dichiarato da Dobrovsky, vicepresidente della Commissione europea, oppure se guardate ad altro. No, allora il tema della diciamo armonizzazione e comunque di una base fiscale che possa aiutare le imprese nella loro competizione è determinante. Il fatto che il commissario europeo agli affari economici sia italiano e sia comunque un personaggio del calibro di Gentiloni certamente è un altro elemento su cui pensiamo si possa puntare. Il fatto, da ultimo, anche, ne avete parlato prima, che Draghi in questa sua ultima parte di mandato come capo della BCE abbia rinnovato elementi di sostegno significativo, rinnovando appunto il tema del quantitative easing e accennando anche lui all'importanza della diciamo manovra che guarda anche a importanti svolte fiscali. Insomma, fa pensare che c'è da lavorare sicuramente su questo tipo di armonizzazione, però credo che ci siano le basi se i paesi europei, scottati anche da tutta una serie di difficoltà che in questi ultimi anni hanno caratterizzato il percorso e che stanno peraltro mettendo in difficoltà anche colossi come la Germania con questo, diciamo, borderline con un periodo di recessione, capiscono che lavorare insieme in modo intelligente nell'ambito delle istituzioni europee è un elemento che può aiutare tutti i paesi a lavorare meglio e soprattutto a difendersi nella competizione mondiale. Probabilmente tutte le imprese, incluse le nostre, possono guardare al futuro con un po' più di tranquillità. Certamente uno degli aspetti legati alla politica economica italiana purtroppo è l'assenza di una vera politica industriale. Dal punto di vista del modello di sviluppo, quale evoluzione è auspicabile per l'Italia nel contesto internazionale? Come affronterete questo tema in occasione del congresso di ottobre a Matera? Allora, il congresso, come ha accennato lei, ha al centro il tema della cultura, cultura che evidentemente è elemento che deve permeare anche le aziende sempre di più.
Giustamente si parlava proprio ultimamente nell'ambito dell'associazione del fatto che i millennials cosiddetti ormai li troviamo in azienda e quindi anche la cultura in termini di crescita come formazione e come capacità di attrarre i talenti, di formarli, di trattenerli all'interno delle aziende per affrontare al meglio le sfide che ci sono davanti è un fatto determinante. Sul fronte del confronto su temi internazionali, il congresso, ricordo, è anche elemento che quest'anno vede la presenza dei colleghi, saranno una cinquantina, forse anche 60 dalle ultime adesioni, colleghi che vengono da tutti i paesi del mondo e che sono delegati dello IAFEI, che è l'associazione internazionale di cui Andaf è parte per il paese italiano, quindi insieme al congresso annuale di Andaf ci sarà anche il congresso internazionale di IAFEI, che peraltro festeggia i 50 anni di vita, e abbiamo identificato tre spazi specifici di dibattito con i colleghi internazionali, quindi saranno presenti i cinesi, saranno presenti paesi sudamericani, ovviamente l'Europa, le Filippine, quindi una serie di confronti interessanti, il Giappone, e si parlerà di Brexit, si parlerà di Via della Seta e si parlerà di social reporting e reporting integrato in una visione che veda il CFO come elemento centrale, ma su cui innesteremo una serie di confronti interessanti basati proprio sul verificare quanto gap esiste nella cultura dei CFO italiani rispetto a quelli internazionali o viceversa, ovviamente, e discuteremo su come armonizzare questo nostro mondo professionale per essere pronti a livello internazionale ad affrontare le sfide. Quindi la presenza dello IAFEI e dei suoi delegati credo che possa dare veramente un valore aggiunto importante al congresso. Ecco, in estrema sintesi le chiederei, presenze sì. Importanti come l'ex ministro dell'economia Padoan, ho intravisto tra gli ospiti. Perfetto. Senta, sulle infrastrutture, chiudiamo con questa domanda che però le lascerà poco spazio per rispondere, ma se riesce in pochi secondi a sintetizzare il suo pensiero, quale sarà la chiave per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese? Allora, intanto certamente la capacità di riportare in vita in modo serio le grandi opere. Ce ne sono molte, parlavo all'inizio di investimenti infrastrutturali importanti e quindi questo è determinante. Io, come lei ben sa, ho il cappello anche di CFO delle Ferrovie dello Stato italiane. Noi abbiamo un piano che al 2023 ha battezzato 58 miliardi di investimenti e quindi è un tema che ci vede estremamente concentrati nel portarli avanti. Poi c'è il tema della sostenibilità, che è un altro aspetto che discuteremo all'interno del congresso di Matera. Sì. E quindi investimenti infrastrutturali che sposino anche politiche ambientali e di sostenibilità probabilmente è la chiave importante anche per l'Italia per essere al centro dell'attenzione. Certo, speriamo. Grazie per questa conversazione. Arrivederci allora a Matera il 25-26 ottobre. Grazie Presidente Mannozzi, Roberto Mannozzi, Presidente dell'Andaf. Ci saremo come ogni anno. Grazie a voi per averci seguito. Alla prossima settimana. Arrivederci.